Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primissimo video del nuovo canale di Carlitos. Io sono El Pazza, mi sono trasferito qui per i nuovi gameplay per quanto riguardano appunto i videogiochi, mentre il secondo canale rimarrà per cose, diciamo, personali e della vita vera. Vediamo di affrontare questo nuovo gioco assieme, che appunto è Cities XXL. Vediamo se soddisfa tutte le nostre esigenze, se è cambiato così tanto o meno come dicono. Quindi partiamo subito, vediamo nelle opzioni, non c'è nulla da cambiare. In realtà la musica l'ho abbassata un pochino, anche se forse la terrò via del tutto perché ho un po' di paura con il copyright. Varie avanzate, ma non guardiamo queste cose per il momento perché tanto sono le solite cose. I menu sono leggermente cambiati, non sono più blu come prima, ma sono un po' o grigi o leggermente trasparenti. Le musichette mi interessano molto. Come avete visto, avevo già creato una piccola città che si chiama Pazzaville. In realtà l'avevo costruita ancora sulla costa, poi ho detto no, scusa, nuovo gioco, cambiamo. Anche perché, insomma, vediamo se si può cambiare. Sì, tanto popolazione, come vedete, non ce n'era, quindi per confermare disegnare il nome della città, Pazzaville. Anche perché io voglio costruire proprio una nuovissima città. Vediamo di trovare delle nuove mappe. Ci sono quelle vecchie di Cities XL, quindi vorrei trovare una mappa che sia enorme. Terre lacustri, la montagna, queste sono tutte vecchie mappe in sostanza. E vediamo di trovare le vecchie mappe, cioè le nuove mappe, suppongo siano queste. Una spiaggia, una roccia, aree fertili, vacanze. Quindi forse dovremmo fare più città affinché possa avere più, come dire, a parte che se ho le aree fertili, chi se ne c'è? La spiaggia rocciosa mi intriga perché ha un po' tutto tranne il petrolio, quindi direi che sì. Preferisco avere meno vacanze e più acqua e aree fertili, quindi direi che facciamo una cosa di questo genere. Picco di Cherokee implica, secondo me, le strade americane. Non ve come vedete, non sono cambiate, inglesi, francesi, tedesche e predefinite. E come non cambia anche il nome della città. Cambiamo la piattaforma di gioco, ma piattaforma di gioco, scusate, cambiamo il videogioco passando alla versione successiva, ma non cambia il succo della cosa. E in realtà le mappe non sono poi così grandi, secondo me. Sì, non mi ricordavo questa mappa, ma adesso che la vedo, oddio. Sono un po' deluso, pensavo di vedere una mappa ancora più grande. Dunque, facciamo la visuale da cartolina. Questa mi sa che era una delle prime mappe che avevo giocato su Cities XL, tra l'altro, quando ancora non avevo il canale. Vabbè, so che mi ero inerpicato qua sopra per fare il comune, se non sbaglio, che non sarebbe neanche male, perché qui è piatto effettivamente, quindi si potrebbe anche provare. Si potrebbe provare, è una grande sfida. E a me le sfide piacciono molto. Allora, vediamo di trovare una posizione dritta, così, più o meno, per la nostra città. Vediamo dove sono. Innanzitutto mettiamo in pausa le nostre risorse. Come vedete, i menu sono stati ristretti e spostati, secondo me, perché questo è quanto. Non sono cambiate le varie interfacce, sia a destra che a sinistra. Come vedete, sono rimasti uguali anche i vari menu. E quindi non cambia assolutamente molto. Allora, aree petrolifere non ce ne sono assolutamente.
le acque sono lungo il fiume, quindi possiamo sviluppare eventualmente l'acqua disponibile lungo il fiume. Tra l'altro mi dà proprio tutto il fiume come acqua, che si possa costruire sull'acqua. Aree fertili, abbiamo un'enormità di aree fertili. Vediamo se possiamo magari fare una zona di aree fertili vicino all'acqua, ma potremmo pensarci in realtà e vediamo come va. Strade niente, autostrade, area portuale assolutamente non ce n'è. Rilievo, come vedete, c'è questa grandissima montagna qui e dopo qualche collinetta da quelle parti. Vacanze, vacanze è tutto, è un'area altamente turistica. Quindi potremmo veramente pensare di fare qualche villaggio da questa parte, magari per un buon turismo. Sì. Questa cosa mi piace molto. Ci sono tantissime vacanze, cosa che io non ho mai fatto qui su CitiesXL e su CitiesXL. E quindi direi di iniziare a sviluppare la nostra città. Aree fertili disponibili in quest'area, aree fertili non disponibili in quest'area. Hanno aumentato, come vedete, la soglia dal verde al rosso, cosa che prima invece erano molto vicine una all'altra. Quindi chissà se possiamo costruire in quest'area gialla, io spero di sì. Allora, iniziamo con il costruire la nostra nuova, il nostro municipio. E dove lo costruiamo? Vediamo. Lo costruiamo come avevo fatto qui, sul cucuzzolo della montagna? Ma potremmo anche provarci. Però mi sa troppo di difficile al momento, quindi vediamo di... Qui sopra secondo me ci metteremo una casettina tranquilla, un ricco, lo mettiamo lì. Iniziamo con la strada più grande possibile, che è una superstrada, quindi finalmente abbiamo già... Una strada enorme in sostanza che possa portare a filtro di costruzione. Aspettate, questo prima dell'800. Queste sono cose che non ho dopo il 2000. Origine geografica. Asia, Australia, no? Stile. Stile Art Deco, barocco. Quindi vuoi dirmi che possiamo dare edifici speciali, antinquinamento, Asia, spiaggia, montagna, Americhe. Che cos'è questo esattamente? Cioè, se io per esempio metto prima dell'800, mi spariscono tutte le strade, quindi in realtà... Forse abbiamo dal 1900 al 1950 il numero di edifici 142. In base alle strade che voglio costruire, quindi posso fare in realtà una città nuova o meno. Eh sì. E se io ho messo le America del Nord 92, America Latina 4, cioè Europa occidentale 83. Allora, se io ottengo così, stile barocco. Sì, beh, barocco, effettivamente, certo. Anche te non puoi mettere 1950 il barocco. Vabbè, nessuno edifici di montagna, Americhe, quindi noi possiamo decidere, edizione del gioco, gli edifici da mettere qui, in sostanza, in base alla strada che costruiamo, lui può decidere il numero degli edifici. È una cosa abbastanza simpatica. Sì. Allora, mettiamo via i filtri. Andiamo con la nostra superstrada. Abbiamo detto che
Le aree fertili sono qui, quindi vedrai di iniziare da questo punto per la nostra superstrada. Direi qui, così. Qual è il problema? Spazio insufficiente per questa strada. Perché? Puoi andare solo dritto? No, dai, fai un po' di curva, ciccino mio. Allora, vediamo di costruire un pezzettino di superstrada di modo che abbiamo pezzettino un po' piccolo, anche perché la superstrada costa. Sulla superstrada direi di non costruire il municipio, quindi questo si può spostare. Oh, perfetto. Superstrada che iniziamo già ad avere delle buone salite e Ci serve discese. ancora la stampante? No, non mi serve. Superstrada che inizia ad avere già delle buone saliscendi. Allora, mettiamo un viale di lusso grande, rotatoria. Qui abbiamo i marciapiedi, le stradine piccole. Allora, vediamo di... le uscite qui non le hanno fatte. Quindi in realtà non è cambiato molto in sostanza. Quindi abbiamo la nostra superstrada che viene tagliata in realtà. Allora, vediamo di fare una cosina così, non mi piace molto, però semmai vedrò di sistemare poi. Facciamo una cosa di questo genere, metterei il municipio da questa parte con anche i primi cittadini. Ecco che allora, facciamo così. Municipio, eccolo qua. Municipio vicino alla superstrada? Sì, dai. Facciamo così, vediamo di... mettiamolo qua, perché mi piace qui. Ovviamente servono i centri servizi, qui è cittadini insufficienti, abbiamo più 10% dei trattamenti dei rifiuti. Bene, dai, insomma. Il nostro centro servizi lo mettiamo qui, bello distante da tutto, e iniziamo a costruire le nostre prime abitazioni. Per il momento sappiamo che tutto bello rosso. Il municipio non sarà cambiato, suppongo, quindi mettiamo un operaio qui, esattamente quanto occupa? 1, 2 e mezzo. Boh. Facciamo una stradina attorno al municipio, che così almeno. E gli mettiamo un operaio specializzato. Facciamo un'altra stradina piccola, perché tanto. Strada erbosa 6, no, strada piccola, tanto non sarà molto trafficato questo punto. Riprendiamo perché ho avuto un piccolo contrattempo, scusate, voi non ve ne siete neanche accorti, ma va bene lo stesso. Allora, volevo fare una stradina piccola. Intanto abbiamo raggiunto subito la nostra prima fase, abbiamo attirato il nostro primo cittadino. Mi fa piacere. Abilitazioni grandi per elite, quindi abbiamo sbloccato immediatamente tutto? No. Uffici piccoli. Boh, tu menti. Vediamo subito di mettere un attimino in pausa, innanzitutto, perché dobbiamo risolvere questo problema che è il flusso di cassa. Proprio abbiamo due cittadini in totale, quindi siamo messi bene.
Facciamo una stradina piccolina. Facciamo così. E vediamo di fare una cosa di questo genere. Mettiamo un operaio specializzato, che era quello che ci serviva. Mettiamo qui. E controlliamo, attenzione, gli USB non funzionano, l'ho detto anche prima. E facciamo ancora qualche operaio generico, perché è quello che ci serve. Abbiamo fatto il 25%, quindi questo va con il 50, 75. Adesso qui dietro al municipio ci mettiamo un'altra bella casetta. Però devo fare la via. Facciamo così. No. Sì, diciamo che i problemi che c'erano prima non sono stati risolti. Perché la meccanica di gioco praticamente è quella. Allora, dopo facciamo anche la seconda casa. Le musichette in compenso mi piacciono, sono carine. C'è chi non le sopporta, però va a gusti quello. Io le trovo carine, sinceramente. Vediamo di fare una cosa precisina. Un po' più in giù, vabbè. Sì, non sono proprio attaccate, ma va bene lo stesso. Vediamo come al solito di area parco, se qui c'è spazio, vedi, che lo sapevo io. No, ti metto una cosa lì. Sì, non sono cambiati in realtà, vediamo di... Come vedete mi ha fatto un muro alto come non so cosa e ci ha piantato un albero. Quindi sì, sotto questo aspetto effettivamente è un po' deludente. Deludente e non è cambiato in sostanza, ma va bene lo stesso. Perché mi sa che ho sbagliato, devo fare così. A me piace avere la telecamera abbastanza dritta. Comunque sia, vediamo di sistemare per quanto riguarda filtro. Questi filtri qua non si possono, si tolgono da soli. Vabbè, sono un po' in mezzo ai marroni in realtà. Le case si costruiscono molto più in fretta, secondo me. Quello sì. Vediamo di dare un negozietto ai signori. Così almeno sono contenti. Glielo mettiamo proprio dietro il comune, vicino casa. E ovviamente per questo servono altri abitanti. Fazione tasse, operai generici, mi serve un altro operaio generico. Allora, facciamo una stradina da questa parte, sempre piccola. Perché non mi dai la possibilità di andare dritto in realtà? Spero ci stia qui la casa poi. Allora, facciamo di nuovo. Mi sto incasinando, vi chiedo scusa, darebbe fastidio anche a me, tra l'altro, questa cosa. Uno bello indeciso, però scusate, ma le cose o si fanno bene o non si fanno. Inutile star lì. Ok, la via è dritta. Questo mi interessava. Vediamo di costruire qualche le ultime due casupole. Una e una due, e poi svilupperemo il quartiere. Andiamo innanzitutto a vedere di cosa abbiamo bisogno, e al momento nulla in sostanza. Quindi inizierei con... Abbiamo bisogno di alberghi d'affari subito, così.
un po' difficile darvi da fare, quindi vediamo di fare un piccolo albergo anche qui, tanto fastidio non dà, e poi svilupperemo la città man mano che andiamo avanti sul lato di destra, la nostra destra al momento. Quindi facciamo un albergo, eccolo qui, alberghi d'affari, non sono assolutamente cambiate le cose. E ovviamente per l'albergo d'affari ci richiede operai generici 1, lo abbiamo, operai specializzati. E lo mettiamo dietro casa. Così i signori non fanno neanche. Perché uno va da qui a proprio da qua a lì, cioè più vicino di così uno muore. Ecco, una cosa che mi piace molto è riuscire a fare le abitazioni abbastanza vicino al luogo di lavoro, in modo tale da diminuire sia il traffico e aumentare la soddisfazione del viaggio, quindi due cose in uno. Vediamo la nostra tabellina, al momento me ne richiederebbe un altro forse, però vediamo di costruirli poi. Soddisfazione del 30%, perché non ci sono abbastanza operai per i negozi. I negozi non trovano personale, quindi tu sei senza, ti ha abbandonato per andare in albergo, caro mio. Allora, guarda, ti faccio una bella casetta qui di fronte. Guardiamo la nostra popolazione, lavori disponibili per gli operai specializzati è il 33%, quindi c'è già una buona disponibilità di lavoro. Ok, ovviamente qui non avendo una moto devo rimanere sui quadrati che mi dà, nel senso là, il gioco quindi è il classico 2x3. E vabbè, ce ne. Ah no! È veramente un. Aspetta. È veramente un Cities Excel moddato. Guardate che roba. Effettivamente le mod che c'erano su Cities Excel le hanno implementate in Cities XXL. Quindi, un po' come ha fatto la Apple in sostanza con Cydia e con i vari tweak di Cydia l'hanno fatto anche qui. Non è una cosa stupida in realtà, però municipio abbiamo fatto industria pesante. Allora mettiamo in pausa. Cittadino 81%, 33% disponibile, ok. Costo del lavoro, servizi e ambiente. Ok, dai. Allora, se qui vogliamo mettere la nostra zona, diciamo, turistica, qui sotto mettiamo la nostra area fertile. Direi di occupare tutta questa zona, tutto questo piccolo quarto della mappa per fare esclusivamente campi, ma proprio campi che non finiscono più. Allora, vediamo di iniziare. Allora, qui come vedete sull'arancione possiamo ancora costruire, però non oltre un tot, quindi è già una buona visaglia. Le case le costruiremo tutte attorno, così le aree fertili, le varie aziende non avranno problemi con il traffico. Mettiamo una strada. Che strada gli mettiamo? Tanto sarà una strada di passaggio in realtà, quindi per noi possiamo per il momento mettere anche una strada di questo tipo, piccolina, ma oddio, forse è meglio
Qui in quanti viaggiano? Uno per fila, non c'è abbastanza traffico in realtà. Non è che viaggiano in due per volta. Sì, vedi. Ah, tra l'altro molto simpatico come è stato sistemato questo. Ok, dai. Qui viaggiano due a due. E qui facciamo la stessa cosa, dai. Facciamo un viale grande. Un viale grande che poi potrebbe in realtà trasformarsi, secondo me. Allora, facciamo una cosa di questo genere. E mettiamo una stradina. Strada piccola. Strade piccole. Allora, andiamo sull'industria degli alimenti. Qui non possiamo selezionare la nostra. La dimensione delle strade, quindi lo faremo più avanti, credo. Però sto facendo un errore, secondo me, perché qui se no la strada diventa piccola. Allora, facciamo noi la strada piccola. Facciamo diminuire subito, anche se non è una buona cosa, però è anche brutto da vedere, secondo me. Però vedrò di risolvere poi. Industria, alimenti, andiamo con l'area agricola, la prima. Sfruttiamo l'incrocio esistente. Questi colori mi distruggono gli occhi. Allora, ennesimo errore di calcoli. No, non così piccola la strada. Ok, vediamo se riusciamo a costruire un maledetto campo. Ok, 99, 100. Oh, ce l'abbiamo fatta. Facciamo partire così almeno. Il secondo. Facciamo così. Il terzo. Novantaquattro. Il quarto. E il quinto. Le musichette sono anche carine da sentire, non so perché in molti dicono che non sono belle, a me non dispiacciono per niente, anzi. Allora, mettiamo delle casupole da questa parte. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Le mettiamo, direi, anche tutte qui. Sì. Allora. Operai generici, dovrebbero servirne due se non sbaglio. Diamo play. Lì lasciamo lo spazio per una via. Una, due. Mettiamo uno e una, due. Uno e una, due. Uno e una, due. Uno e una, due. Ovviamente questi si lamenteranno sicuramente per quanto riguarda i negozi nella zona e noi vedremo di soddisfarli. Quindi mettiamo
un buon negozietto da queste bande, più i suoi due lavoratori. Ragazzi, c'è un attimo, cioè, appena arrivano, non è che potete avere tutto subito, o no? Abbiamo la situazione economica, l'industria degli alimenti, abbiamo già un gettone che potremmo iniziare anche a commerciare, forse. Carburante meno 1, meno 0,1, meno 0, meno 0,1 e 0, quindi direi che ci siamo. Qui resta invariata la situazione, abbiamo buona soddisfazione, 100%, quindi ci siamo. I cittadini sono insoddisfatti delle attività commerciali, perché? Qual è il problema? Tra l'altro ci lavori, quindi voi siete insoddisfatti perché ce l'avete a fianco, quindi vabbè, cosa che non capirò. Andiamo avanti, visto che possiamo, proseguiamo con la nostra campagna. Sfruttiamo un po' lo spazio di prima. Il secondo. Il terzo. Il quarto. E il quinto. Molto bene. Detto ciò, possiamo iniziare a costruire il nostro silos, che andrà costruito da queste parti qui, per soddisfare al meglio tutti quanti. Quindi direi di iniziare a costruirlo anche qui. Fare una cosa di questo genere con un silos da queste parti, uno. Sì, da questa, così, verso il centro. Può essere una buona scelta. Spostiamo, vediamo. Qui ce ne sarà uno, anche se la zona qui non sarà molto soddisfatta. Vediamo, uno, due, tre. Tanto lo spazio per i campi c'è, quindi lo spazio per una via ve lo mettiamo lì. Vediamo di aumentare i nostri cittadini, quindi ne saranno altri 10, visto che sono due per ogni zona. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mettiamo un altro negozietto, qui ne abbiamo uno, qui ne abbiamo un altro. E gli mettiamo anche altri due, qui. Operai. Ok, adesso dovremmo avere un surplus di produzione per quanto riguarda il nostro. Tiriamo via la telecamera che tanto non ci interessa. Andiamo con il commercio. Puzzleville e Omnicorp. Denaro meno 9, ma non ci interessa. Industria degli alimenti la diamo tutta alla Omnicorp. Così guadagniamo un pochino di soldini. Voilà. Andiamo avanti. Da meno 904 passiamo a più 3200. Come al solito, l'agricoltura ci viene in soccorso sotto questo aspetto e quindi è una buonissima cosa. Allora, l'industria degli alimenti siamo a posto, attività commerciali direi che siamo più che a posto, e vediamo di iniziare la zona di l'acqua. Adesso mi chiede l'acqua, giustamente. Quindi sistemiamo la zona dell'acqua, che però devo arrivare a 5.000 cittadini.
Quindi per arrivare a 5.000 cittadini in realtà devo iniziare a costruire dei buoni quartieri. E per iniziare dei nuovi quartieri ci risentiamo con il prossimo video. Io sono il Pazza, benvenuti di nuovo nel nuovo canale dei Carlitos, diretto poi da me e I am Lex, o Lex come volete chiamarlo, e ci risentiamo appunto con la prossima puntata. Vi lascio in descrizione il link per la nostra pagina Facebook, eventualmente il canale di Twitch che verrà utilizzato per alcune dirette streaming. Io avevo provato a fare una diretta streaming, ma la mia connessione internet purtroppo non me lo permette assolutamente. Quindi vi lascio con questa piccola schermatina e ci rivediamo presto, sicuramente. Lasciate qualche commento al canale e alzate una zampina se vi piace il video. Ciao ciao!